Vediamo il racconto di Giovanni. Abbiamo ascoltato l'annunzio che dà Gesù. Adesso Gesù esce e va nel Getsemani. Adesso leggiamo la pericopa giovannea che si allaccia all'annunzio e vediamo cosa ci darà il Signore. Leggiamo. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché se adempisse la scrittura che dice: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la tua spada nel fodero, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Contempliamo questa scena, che è diversa da quella che ci presentano i sinottici, per alcuni particolari. Gesù e Giuda, la persona di Gesù, la persona di Giuda. Nella persona di Gesù c'è il Messia, il Salvatore. Nella persona di Giuda c'è la potenza delle tenebre. Si affrontano queste due potenze, la potenza di Cristo, la potenza delle tenebre.
l'ora delle tenebre, aveva detto Gesù. Il nemico era stato messo in allarme fin dal concepimento di Gesù. Aveva osservato Maria, questa donna diversa, eccezionale. Era stata messa in sospetto nel concepimento virginale di Maria, perché sapeva le scritture. E incomincia a tramare e a spiare. Rende difficile la vita a Maria. Rende difficile il parto. Suscita Erode per colpire Gesù. Gesù si uccide. Ma non si dà pace Satana. Quest'uomo è universo, diverso dagli altri uomini. Lo vede fanciullo, diverso dagli altri. E lo segue. Poi lo vede lavorare e comincia a dubitare che sia lui il Messia. Però lo tiene d'occhio, perché il Messia è la sua rovina, è il figlio della donna che deve calpestare la sua testa e detronizzarlo. Quando Gesù va nel Giordano, sente la voce del Padre: questo è il mio figlio diletto, ci siamo. Va a trovarlo nel deserto. Non è Gesù che incontra il maligno, ma è il maligno che incontra Gesù. Lo sappiamo. Salve Gesù, sei il figlio di Dio. Adesso è sicuro. Deve rovinare il piano. E allora, eccolo qui, nell'ultimo scoppio della sua vita. Ha mosso contro di lui Erode, il fatto, ossia il governo romano, il governo ebraico. Adesso deve uccidere Gesù. Non sa che la morte di Gesù è la sua rovina, è la salvezza del mondo. Ecco, entra in Gesù lo sgomento. Gesù si commuove profondamente davanti a questo dramma. Ormai Satana ha individuato uno di cui si può servire. È un discepolo, Giuda. Come abbiamo detto poco fa, scuota la sua fede 2 anni prima cavallo. Poi, quando la speranza di un regno terreno è finita in Giuda,
Ecco, si avvicina il traditore, il Satana, e fa traditore l'uomo, Giuda. Mette nel cuore di Giuda il disegno di tradirlo. Abbiamo visto poco fa che quando Giuda prende il boccone, il diavolo entra in lui. Da ora in poi è Satana che attraverso Giuda condurrà alla croce la morte di Gesù. Ed ecco l'affrontamento. Gesù affronta Satana, che è presente in Giuda. In Giuda è presente la potenza terrena. Giuda come si presenta? Si presenta con uno schieramento di soldati romani, una compagnia di guardie, così è, del Sinedrio. Si presenta con armi e poi con torce e lanterne. È interessante questo particolare che non troviamo nei sinottici. Torce e lanterne. La debole luce della lanterna e delle torce si incontrano, le torce e le candele, con la luce del sole, con Gesù. Diversamente da quanto vediamo nei sinottici, in Giovanni Gesù è il trionfatore. Gesù è il capo, è il Redentore del mondo. Nel Getsemani Gesù non è come nei sinottici, colui che si prostra, colui che agonizza, ronde sangue e ha paura. Giovanni sconosce l'agonia di Gesù. Se lo presenta come il capo, il trionfatore, che si incontra col grande nemico, Satana, che è in Giuda. Allora vediamo un poco le scene di questo affrontamento. Da una parte Gesù, da una parte in Giuda. Le potenze delle tenebre presenti in Giuda vengono affrontate da Gesù. Qui è Gesù che prende l'iniziativa. È interessante. Adesso vediamo un poco la scena che si proietta davanti ai nostri occhi. Innanzitutto il luogo. Il luogo ci richiama l'Eden, un giardino, il giardino degli ulivi, giardino sempre verdeggiante, l'ulive verdeggiante. Gesù un uomo nuovo, ma spesso in questo giardino verdeggiante, è l'Eden. Ma nell'Eden c'è anche Satana. Ed ecco lo scontro.
del nuovo Adamo con il vecchio serpente presente in Giuda. Adesso assistiamo a due colloqui che ha Gesù. Gesù innanzitutto è il trionfatore. Ricordate quella breve pericope tra i due annunzi, quando Gesù, dopo l'uscita di Giuda, e prima di annunziare a Pietro il rinnegamento, dice: adesso il figlio dell'uomo è glorificato, il Padre lo glorifica. Gesù è colui che il Padre glorifica. La croce è il trono di Gesù. La gloria di Dio si manifesterà adesso sul trionfo della morte. Gesù sulla croce è il trionfatore, colui che distruggerà il peccato, toglierà così l'impedimento tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini, colui che caccerà via il principe di questo mondo. Il principe di questo mondo viene buttato fuori. Gesù si prepara a questo trionfo, a questa gloria, per cui entra nel giardino dell'Eden, cioè nel giardino degli ulivi, come il trionfatore, colui che va alla conquista del regno, il vero regno di Dio. Lì incomincia la gloria di Cristo. Quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. E parlava della gloria che avrebbe ricevuto proprio nella morte. Qui l'iniziativa è di Gesù. Quando si avvicinano i soldati, gli sgherri, le guardie, è Gesù che va incontro a loro. Non è che viene catturato Gesù. Cioè è Gesù che si consegna a loro e poi andrà per la sua via, che è la via della croce. Ma è Gesù che affronta l'avversario. Ecco il primo colloquio. Chi cercate? Gesù di Nazareno. Sono io. Io sono. Questa parola butta a terra i soldati. Indietreggiano, cadono per terra. Dio si svela in Gesù. Il fulgore di Gesù atterra il nemico. Disse glielo aveva detto. Io sono. E i tuoi nemici indietreggiano. I salmi lo avevano annunziato. Indietreggeranno i tuoi nemici. Cadranno davanti a te. E questo si avvera. Si rialzano. Chi cercate? Sono io. Cadono per terra. Io sono. È il nome di Dio. Adesso Gesù potrebbe evadere. Sono per terra intontiti, esterrefatti. Potrebbe evadere? No. È il momento della sua gloria. E allora se cercate me, eccomi.
Io mi consegno. Ma lasciate andare via i miei discepoli. Non toccateli. Domanda. Perché? Perché si adempisse la scrittura. Nessuno di quelli che tu mi hai dato andrà perduto. Il senso di Cristo è un altro. Ancora i discepoli non erano pronti. Si sarebbero perduti se fossero stati presi. Ed egli doveva salvarli, nel senso spirituale. Non era ancora l'ora di dare testimonianza a lui, di morire per lui. Per cui lui non poteva perderli. E per queste che li salva. Perché non erano pronti al martirio. Nessuno di coloro che tu mi hai dato andrà perduto. Applico così le scritture. Questo è il primo colloquio, che è un colloquio di trionfo. Andiamo adesso al secondo colloquio, colloquio con Pietro. Pietro, quando vede quella scena che stanno per mettere le mani su Gesù, anche se è stato Gesù a consegnarsi a loro liberamente, trae la trafoga della spada, boom. Da un colpo. Tirava la testa, eh. Non ci riuscì, ma centro della testa. Ammazzo io. Era Marco. Era il servo del sommo sacerdote. E gli tagliò l'orecchio destro. Interessante. Il lato destro del tempio. Il lato destro del cuore di Cristo, il lato destro dell'ascolto, gli taglia l'orecchio destro, l'orecchio dell'ascolto. Gesù risana l'orecchio, rimette in simbolo quel servo in ascolto. Può adesso ascoltare, lo guarisce. Adesso l'uomo in Malco è guarito nell'ascolto, può ascoltare la voce del Figlio di Dio. Sarà in ascolto di Dio, non avrà più l'orecchio di Adamo, che chiuse. Le orecchie appunto, non ascoltando la parola del suo creatore. E dice a Pietro, metti la spada nel fodero, rimetti la tua spada nel fodero. Perché? Perché io devo bere il calice che il Padre mi ha dato da bere. Non difendermi con la spada, perché io devo andare incontro alla morte. Devo bere il calice che il Padre mi ha dato. E in questo si riallaccia ai sinottici, alla preghiera che fa Gesù e che non riporta Giovanni. Padre, si faccia la tua volontà
passi da me questo calice. Qui Giovanni si faceva questa frase di Gesù, che i sinottici prendono in tutta la sua interezza, ma che Giovanni ricorda, dice: non devo bere forse il calice che il Padre mi ha dato. Padre, si faccia la tua volontà, sono pronto a bere il calice e si consegna. E da questo momento che incomincia la passione di Gesù. Fino a questo momento Gesù è libero. Gesù si consegna. Gesù manifesta la sua grandezza. Egli è il trionfatore. Adesso, fratelli e sorelle, entriamo anche noi nell'Eden e nel giardino degli olivi. I due giardini si richiamano. Il vecchio Adamo perdette la battaglia contro il nemico. Perdette la battaglia e fu estromesso dalla gloria di Dio. Gesù vince la battaglia ed è glorificato e porta dietro di sé la sua preda, tutti i suoi fratelli. Da ora incomincia l'anabasi, cioè la catastrofe, il ritorno all'Eden di tutti gli uomini. Gesù nell'Eden scende, si consegna nel giardino degli ulivi alla morte e dà a tutti a mangiare il frutto della vita. Io non vorrei così sprecare con parole questo momento di contemplazione. Vorrei che tutti entrassimo in contemplazione, scendessimo tutti con Gesù nel giardino degli olivi, il giardino della pace. L'olivo è simbolo di pace. E vorrei che restassimo con Gesù in preghiera, per un momento solo. Ricordiamoci un momento al giardino dell'Eden, dove avvenne la nostra distruzione. Poi, con un salto di millenni, scendiamo al giardino degli olivi, dove avviene la nostra restaurazione. Per un momento sostiamo accanto all'albero della conoscenza del bene e del male, con Adamo ed Eva e con il serpente che trionfa. Poi scendiamo all'orto degli ulivi, anche qui ci sono le potenze delle tenebre, c'è Satana, ma c'è Gesù, il frutto della vita, l'altro albero che dà il frutto della vita, e qui. Ed è questo albero, col frutto della vita, che sarà l'albero della croce. Da questo momento
egli trionfatore si arrampica sulla croce e dà a tutti a mangiare il frutto della vita. E come mangiando del frutto della conoscenza avvenne la morte, mangiando il frutto della vita noi abbiamo la vita. E come fummo scacciati dal giardino, mangiando il frutto della conoscenza, così rientriamo nell'Eden, nella pace con Dio, nella familiarità con Dio, mangiando il frutto della vita. Meditiamo per un momento su queste indicazioni e poi facciamo per un momento la nostra preghiera. Hai abbattuto Satana. Tutti cadono bocconi per terra, compreso Satana e Giuda. Insieme con i soldati e le guardie, anche Giuda che è con loro, non è più con i discepoli, cade tramortito per terra. Le potenze delle tenebre cadono davanti a te. E tu adesso guardi all'albero della croce, dove tu berrai il calice del Padre. Berrò il calice del Signore e invocherò il nome del Signore. Credete nel Santo. È detto ancora nel Salmo il calice della salvezza. Signore Gesù, noi con te vogliamo adesso guardare la croce che è davanti ai nostri occhi. È lì che noi ci salviamo. E attraverso la croce che noi saliremo alla gloria, perché è sulla croce la gloria del Padre, è sulla croce che avviene l'inchiodamento del nostro peccato, l'inchiodamento del chirografo, del documento della nostra condanna. Il peccato è distrutto, il documento è stracciato e resti tu, Gesù, sulla croce. Quando sarò glorificato, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Adesso chi vuole essere salvato dovrà essere attirato da te sull'albero della croce per mangiare in te il frutto della vita. O Gesù, noi vogliamo in questi giorni guardare la croce e guardare appeso alla croce il frutto della vita che Maria nostra madre ha preparato. Di questo frutto della vita ha mangiato Maria nostra madre
là sotto l'albero. Novella Eva. Ha mangiato Giovanni, guardando. Hanno mangiato le pie donne. Anche noi vogliamo stare sotto la croce. Vogliamo che il tuo sangue coli su di noi, ci apra gli occhi e possiamo guardare in te il Salvatore. O Gesù, ti chiediamo in questo momento di non avere orrore per la croce, perché la croce è la nostra salvezza. O Gesù, fa che noi gridiamo, salve Cristo, salve o croce, in cui è stato appeso il frutto e il segno della nostra salvezza. O Gesù, fa che non indietreggiamo di fronte alla croce, e fa che noi non portiamo il tau dentro il crocifisso. Ma che noi conosciamo Gesù e Gesù il crocifisso. Coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù sono crocifissi con Lui. Io porto le stimmate di Cristo Gesù nel mio corpo. O Gesù, nella croce la salvezza. Noi indietreggiamo di fronte alla croce. Abbiamo paura della croce e la debolezza umana. Anche tu, per un momento, sudasti freddo, sudasti sangue. Padre, se è possibile, passi da me quest'ora. Ma non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Passi da me questo calice. Ma adesso, dopo questo momento di smarrimento, in cui la tua umanità, nella sua debolezza, accusava la grandezza del martirio, adesso tu ti riscuoti dal sogno e dice: voglio bere il calice che il Padre mi ha mandato e guardarsi la croce come al tuo trono. Signori, anche noi, nella nostra debolezza, davanti al calice, sudiamo freddo. Anche noi agonizziamo. Anche noi abbiamo paura. Anche noi tremiamo. Ma noi vogliamo trovare forza in te, nei momenti della tua agonia. E con te vogliamo alzarci, prendere la croce e bere il calice con te. Vogliamo guardare alla croce e, come dice la Scrittura, tu avendo avuto davanti ai tuoi occhi la gloria che il Padre ti riservava, sosteneste volentieri la croce, così fa che anche noi, avendo davanti ai nostri occhi la vita che il Padre ci riserva, sosteniamo la croce, portiamo la croce dietro di te e sostiamo con te ai piedi della croce, con Maria e con Giovanni.
e beviamo il suo sangue e mangiamo del frutto della vita e ci addormentiamo sotto la croce nella tua morte per risvegliarci nel giorno della resurrezione. Signore, sono quieto e quieto. L'albero della vita, prima di mangiare il frutto, abbiamo bisogno di mangiare le foglie, come dice l'Apocalisse. Signore, dacci a mangiare le foglie per guarire da queste infermità. O comunità di Israele, mangia le foglie dell'albero della vita, perché sei malata, guarisci dalle tue infermità. O cherubini, staccate le foglie dell'albero e datela a ciascuno di noi, perché abbiamo bisogno di guarigione. O cherubini, che state con le spade sguainate davanti all'Eden, staccate le foglie dell'albero della vita, che servono per guarire le infermità di tutti. Data a ciascuno una foglia dell'albero della vita, perché ognuno guarisca dalle sue infermità. L'unico pane, bevendo l'unico calice, possiamo ritrovare l'unità tra di noi. Possiamo ritrovare la pace tra di noi. Pace con Dio, pace tra di noi. O Gesù, questa sera, queste noi ti chiediamo, risana la nostra comunità, dacci a mangiare le foglie dell'albero e poi dacci a mangiare te stesso, fonte di unità. Non può mangiare il frutto. Diamo della foglia che guarisce l'infermità di gente. O Gesù, pane di vita, dacci a mangiare di te. O Gesù, amore, dacci a mangiare di te. O Gesù, vincolo d'unione tra te e gli uomini, tra te e il Padre, fa che tra di noi ci sia la comunione, l'unità, perché la vera salute sta nell'unione con Dio e tra di noi. O Gesù, guarisci dalle nostre infermità e dacci a mangiare di te, unico pane di vita. In te ritroviamo la verità, in te ritroviamo l'amore. Fuori di te non c'è verità, non c'è amore, non c'è vita.